Bella ragazzi, io sono Maci, ben ritrovati sul canale. Siamo qui con un nuovo episodio di Riepilogo e Recensione e siamo qui con la Guerra dei Regni numero 2. Eccolo qui. Numero 2 che in realtà però, a essere sinceri, comprende anche il numero 3. Questo è come è stato pubblicato, diciamo, qui in Italia. Abbiamo sia War of the Realms, Chapter 2 e numero 3, appunto. Quindi tutti e due i numeri. Capitoli 2 e 3 era chiuso in un solo volume, quindi c'è tanta tanta roba da andare a riepilogare e discutere. Quindi non perdiamo tempo e riaddentriamoci subito nella Guerra dei Regni. Partiamo subito e siamo subito al centro dell'azione. Questa volta partiamo vedendo Punisher, che da solo praticamente sta sterminando un'intera armata di Elfi Oscuri. A lui si unisce presto Wolverine, e i due hanno qualche piccolo scambio di battute, ma si buttano subito nella mischia per andare ad eliminare le forze di Malekith. I canali di scolo lungo la 54esima grondano il sangue degli Elfi Oscuri. I troll infuriano nei quartieri dei teatri. Gli angeli della guerra fanno piovere morte dal cielo dell'Upper East Side. Per le strade di Soho, fiamme e l'eco delle risate dei goblin di fuoco. Hell's Kitchen è congelata dai giganti di ghiaccio. È senz'altro un lavoro per il dio del tuono, ma oggi il tuono non rimbomba attraverso Manhattan. Steve Rogers non si è mai affidato troppo alle preghiere, ma è abituato a trovarsi faccia a faccia con gli dèi. Così, mentre si trovava a livello della strada, Capitano America si è chiesto: cosa farebbe Thor? La domanda se l'è posta 20 piani fa. E vediamo appunto che Capitano America si sta dando da fare per far evacuare ovviamente i civili per quanto possibile, ma nel contempo sta anche abbattendo giganti, lanciandosi da palazzi e facendo cose alla Capitano America. Anche Iron Man nel centro dell'azione dice: sembra che sia esplosa una bomba di Dungeons and Dragons. La nostra inferiorità numerica è ridicola. Ci sono ancora troppi civili sulla linea di fuoco. Cialla, possiamo utilizzare quel teletrasporto nuovo di Zecca del Monte degli Avengers per allontanare le persone da qua? Tuttavia, anche questa opzione non è fattibile, poiché Cialla dice che le reti praticamente mondiali sono fuori uso. Questo è a causa appunto di Dario Hagger e la Roxxon, la Roxxon Corporation, che ha fatto come un attacco di hacking su una rete globale, disattivando appunto l'accesso a questa rete di teletrasporto degli Avengers. Quindi la battaglia continua e Malekith è compiaciuto, è veramente compiaciuto di quello che sta succedendo. Dice: questi mortali sono piuttosto pittoreschi, non è vero? È divertente rovesciare i loro sassi e vedere quali sgargianti insetti ne zampettano fuori. Sono felice di aver tenuto questo regno per ultimo. Vediamo che dietro di lui compaiono tre streghe, le streghe da guerra. Queste tre potenti streghe stanno appunto, diciamo, contrastando Doctor Strange, che sta cercando di effettuare degli incantesimi, e loro lo stanno bloccando. Nel frattempo vediamo anche Freya, con un aspro confronto con la regina degli angeli di Heaven, e Spider-Man che, più che combattere, evita i colpi di Sindri. Spidey dice: ok, aspetta, sei enorme infuocato, quindi vieni da Hell, giusto? Sindri dice: Hell è una regione di Niflheim, il regno del ghiaccio e del gelo. Ti sembro gelido mortale? Sono Sindri, la regina di Muspelheim. E Spidey dice: ok, ci sono, il posto da cui vengono i giganti? No, quello è Jotunheim, idiota saltellante, sta fermo, dannazione. E quindi abbiamo anche Spidey che fa cose da Spidey contro Sindri. In tutto questo macello, a un certo punto si ode un suono potente, e dal cielo scende Odino con il suo corno da guerra asgardiano, con in mano la lancia Gungnir, cavalcando Sleipnir, comandando un'armata di Valchiria. Quindi veramente veramente epica questa scena, con Odino che appunto discende dal cielo con tutte le Valchirie pronti alla guerra. Odino dice: suonate il corno finché ogni orecchio di Midgar non l'avrà udito, per Vork che tutto il regno sappia che il dio degli dèi è arrivato e reca Hel con sé. E la voce narrante invece ci dice: e così cavalca Odino, padre di tutti di Asgard, con la potente lancia Gungnir in pugno e le Valchirie al suo fianco, e nei canyon d'acciaio delle città dell'uomo tutti gli occhi sono rivolti verso l'alto. Persino i giganti di ghiaccio provano un brivido. E poi provano anche altre sensazioni, e vediamo che Odino, carico di energia, trafigge completamente a tutta velocità i giganti di ghiaccio ancora cavalcando. Odino quindi si riunisce anche con Lady Freya, sua moglie ovviamente. Tuttavia Freya intuisce subito che Odino è ancora ferito. Vi ricordate che Odino aveva subito l'attacco dagli Elfi Oscuri ed è ancora ferito.
Freya dice anche appunto a Odino che Loki è morto a causa di Lofey. E appunto Lofey esce dalle polveri della distruzione fronteggiando Odino, prendendo letteralmente un traliccio, una gru, e schiantandolo contro un muro. Nel frattempo Blade era andato a confronto con le streghe da guerra di Malekith, ma ovviamente sta avendo la peggio. Ma allo stesso tempo Jane Foster, armata di spada, si era fatta dare un passaggio da una delle Valchirie ed è arrivata proprio lì sul posto e colpisce con la spada le streghe di Malekith. E questo dà spazio, libertà al Dottor Strange di agire e prepara un incantesimo potentissimo, un incantesimo per portare tutti via al sicuro, quindi un teletrasporto di massa. Strange dice: per la barba dei viscianti, che il velo purpureo sia lacerato, e io, Dottor Strange, pagherò il dazio dell'anima affinché tutti passino. Undalasilea! E lancia questa specie di incantesimo, questa specie di raggi di energia che vanno letteralmente a prendere le persone e teletrasportarle via. Malekith ovviamente non ci sta, non approva questa mossa, dice: no, nessuno sfuggirà a questa guerra, chiudete quel dannato portale. Mentre Brunhilde, appunto Valchiria, diciamo un po' al comando delle Valchirie, cerca di proteggere il portale a tutti i costi e dice: Malekith, questa è Dragonfang, sarà la tua fine, elfo scuro. E quindi Brunhilde Valchiria a confronto con Malekith, mentre tutti quanti stanno venendo teletrasportati via. E appunto vediamo dove la maggior parte degli eroi sono finiti, sono tutti al Monte Avengers, al Polo Nord. Tuttavia Strange aveva perso il controllo dell'incantesimo molto potente, teletrasportando veramente tutti, mentre invece doveva teletrasportare solo i civili e lasciare gli altri a combattere. Invece sono un po' a casaccio, tutti teletrasportati al Monte degli Avengers. Jane Foster dice: dobbiamo tornare in città, la battaglia non è ancora finita. Ma Freya interviene accompagnando un ferito Odino, dicendo: invece temo di sì, la guerra è appena cominciata. Le forze di Malekith sono troppo e troppo forti. È stata una fortuna uscire vivi dalla città. Tornare indietro non servirebbe a niente. Se vogliamo avere un'occasione di vincere la guerra dei regni, dovremmo recarci altrove. Freya continua dicendo: prima di morire per salvarmi, Loki ha detto che Thor si trova a Jotunheim e che recuperarlo era la chiave per sconfiggere Malekith. Perciò andrò nella terra dei giganti a salvare mio figlio, da sola se necessario, ma accetterò ogni aiuto. Odino continua dicendo: Svartalfheim, è grazie al Bifrost nero che Malekith sposta gli eserciti tra i regni. Bisogna distruggere il suo Bifrost. La terra è a Svartalfheim, la terra degli elfi oscuri. Tutti gli eroi quindi cominciano a raggrupparsi un po', diciamo, in gruppi per cercare di fare un piano di azione per andare appunto ad attaccare le forze di Malekith in diversi punti, alcuni magari a recuperare Thor, alcuni a distruggere il Bifrost nero e così via. Nonostante tutto Lady Sif dice: non puoi raggiungere gli altri regni, il Bifrost asgardiano è frantumi e funziona malapena, mio fratello non ha ancora recuperato la vista, anche se Heimdall potesse aprire il ponte, come potrebbe vedere dove inviarti? Dice Sif a Freya. E qui interviene Daredevil, anche lui lì, che dice: scusate, ho sentito che c'è un cieco a cui serve aiuto per vedere, ditemi di più. Daredevil quindi si interessa a questa storia di Heimdall. Freya dice: il padre di tutti potrebbe non riprendersi mai e io potrei non tornare dalla missione. Anche nel suo stato attuale non posso lasciare Asgard priva di una leader. I guerrieri non mancano, ma per sopravvivere alla guerra è imperativo anche disporre di saggezza. Jane Foster, col potere conferitomi dagli dei, ti nomino madre di tutti di Asgard. Una decisione veramente importante di cui parleremo nella parte dove faremo tutte le nostre riflessioni. Tuttavia Jane è in lacrime e dice: saremmo dovuti tornare indietro, perché guardando la TV, il telegiornale, vede il massacro in atto a New York. Un genocidio di cavalli alati e valchirie da opera degli elfi oscuri. Abbiamo una super cazzutissima Brunhilde Valchiria che sta macellando le forze di Malekith su una pila di cadaveri. Veramente, veramente figa questa scena. Brunhilde urla: Malekith, smettila di nasconderti dietro la tua magia e combatti da... Non fai in tempo a finire la frase che Malekith è ovviamente dietro di lei. La trafigge con una delle sue spade, diciamo, energetiche, spade magiche. La voce narrante ci dice: fin da tempi immemori le Valchirie hanno portato i caduti nelle sale dorate del Valhalla. Ma quando sono le stesse Valchirie a cadere,
Chi accompagnerà le loro anime alla ricompensa? Nessuno pare, poiché il tempo degli dei e del Valhalla è finito. La sanguinaria epoca di Malekith è cominciata. E vediamo appunto questa immagine veramente straziante di Brunhilde completamente impotente e veramente sanguinante, ferita, trafitta. Questa immagine ci fa anche capire che Malekith ha tagliato letteralmente la testa a Brunhilde, a Valkyria. Un'immagine veramente potente, devo dire. E non solo, mentre tutto questo in atto, continuiamo a sentire la voce del telegiornale che dice: giganti del gelo sono emersi a Los Angeles, a Londra ci sono gli elfi, troll in Australia, fino a Shanghai, facendoci veramente capire che l'esercito di Malekith è ovunque ormai, in tutta Midgard, per tutta la Terra. E questa è la fine del numero 2 con la numerazione americana, però, perché per noi si continua immediatamente col capitolo 3, col numero 3, quindi continuiamo. Ci troviamo nell'armeria degli Avengers, l'armeria del Monte Avengers. Abbiamo un colloquio tra Freya e Capitan America. Freya dice: Odino aveva ragione, se è vero che Malekith ha creato un Bifrost nero nel suo regno di Svartalfheim, allora distruggerlo è il solo modo per impedire il propagare delle sue truppe e salvare Midgard dall'invasione. E poiché il padre di tutti si sta riprendendo dalle ferite, sono l'unica con la coscienza necessaria per guidare la missione. Perciò devo chiedervi un grande favore. Dovete andare a Jotunheim, nel cuore di ghiaccio della Terra dei Giganti. Un luogo dove tutto ciò che incontrerete vorrà assassinarvi, compresa la Terra stessa. Lì dovrete trovare mio figlio e riportarlo a casa. Accetti la missione, Capitano dell'America? Sì signora, certo. Quando si parte? Risponde prontamente Cap. E non solo. Freya dà un'ascia asgardiana, un'ascia che chi ha letto Thor conosce molto bene. Questa è Jarnbjorn. Questa è l'arma che Thor ha usato non solo quando era giovane, prima che fosse, diciamo, degno di sollevare il Mjolnir, ma proprio anche quando è diventato indegno di sollevare il Mjolnir, questa è stata l'arma a cui ha fatto affidamento per molto tempo, questa ascia, che viene data a Cap. Mentre ad Asgard, un altro colloquio alquanto improbabile ma veramente intrigante, è tra Heimdall e Daredevil. Heimdall dice: ti conosco bene, Lord Daredevil. Quando i miei occhi vedevano ogni cosa, mi divertivo a osservare le tue imprese nella cucina di Hel. Daredevil va subito al punto e dice: cosa devo fare? Cosa dobbiamo fare? Heimdall dice: prendi la mia spada, Hofund, e riceverai il potere del guardiano del Bifrost. E Daredevil dice: mi sembra semplice. Heimdall risponde: per quanto i tuoi sensi siano miracolosi, Sir Murdock, resti comunque un mortale. Se lo farai, la tua mente andrà dove solo gli dèi si sono spinti. E Daredevil risponde: beh, se ho imparato qualcosa dalle suore della St. Francis Academy è che non sono un buon cattolico. E tira su la spada Hofund di Heimdall, e in questa scena Daredevil riceve tutti i poteri incredibili di Heimdall, prendendo appunto il nickname di il dio senza paura. Non solo, in questo modo ripristina anche il Bifrost. Heimdall dice: sì, ce l'hai fatta, il ponte arcobaleno vive ancora, ma ora la tua mente dovrà guidarlo. Daredevil, riesce a sentirmi? E lui risponde: stelle che diventano delle supernova, squali spaziali che si nutrono, una farfalla su Chandilar spicca al volo. Sì, Heimdall, sento tutto quanto. Anche di questa scena veramente figa e di ruolo che ha Daredevil in tutto questo ne parleremo nelle riflessioni. E interviene anche Jane Foster, che appunto dice: non c'è tempo da perdere, usiamo il Bifrost per mandare le nostre truppe in missione. E quindi a Jotunheim, nel Regno dei Giganti, abbiamo un team composto da Cap, Wolverine, Luke Cage, Iron Fist e Spider-Man, tutti armati di tutto punto con armi asgardiane dall'armeria degli Avengers, e Spider-Man è veramente ridicolo. E Spider-Man dice prontamente: ehi, perché avete tutti delle armi fighissime mentre io ho solo uno scudo? Che razza di schiappa, scende in battaglia armato solo di... Oh, aspetta, rendendosi conto che sta parlando a Cap, ovviamente. Cap dice: è bello riaverti, Wolverine. Pensi di poter fiutare dove si trova Thor? Wolverine dice: non sarà molto difficile. Io dico di seguire il fiume di sangue dei giganti del ghiaccio. Cristoforo Colombo, dice Luke Cage, vedendo appunto che sotto di loro, mentre stanno cavalcando cavalli alati delle Valchirie, sotto di loro
si estende veramente un fiume di sangue dei giganti del cielo, e non è difficile capire cosa sia successo lì, giusto? Mentre un'altra squadra altrettanto improbabile, ma veramente interessante vederli lavorare insieme, è composta da Freya, Punisher, Blade, Ghost Rider e She-Hulk, e loro sono a Svartalfheim. Il loro obiettivo è distruggere il Bifrost nero e farlo a pezzi. Torniamo però su Midgard, da Malekith. Malekith si trova a Londra e ha appena sconfitto il Cavaliere Nero e prende la sua spada, la spada d'ebano, e dice: in quanto architetto della più grande guerra della storia, mi piace pensare di avere un certo occhio per le armi. E devo dire che questa spada è straordinaria, adorabilmente maledetta, splendidamente bramosa di sangue. Grazie per avermi portato la spada d'ebano, Sir Cavaliere Nero. È giusto che brandisca un'arma tanto leggendaria, dato che ora sono il nuovo sovrano di questa terra. Un tempo la chiamavate Europa, ma ora sarà la nuova Svartalfheim, e da qui osserveremo questo regno bruciare. Quindi, non solo, diciamo, Malekith sconfigge gli eroi locali sempre col suo esercito, ma prende anche la spada d'ebano da Cavaliere Nero. Tuttavia, qui interviene un'altra squadra di Avengers, composta, un'altra squadra altrettanto improbabile, composta da Capitan Marvel, Venom, Weapon H, Deadpool, Lady Sif, Capitan Bretagna, Winter Soldier, quindi un'altra ammasso di gentaglia, diciamo. E vediamo che Malekith ha subito un occhio particolare per Venom. E giusto per avere un po' più di contesto su quello che appena raccolto Malekith, Daredevil dice: Malekith brandisce la spada d'ebano che Merlino forgiò da un'antica pietra di stelle. È una delle armi più potenti su tutto il pianeta. Midgard sta scivolando via. Non fa in tempo a finire di parlare Daredevil, che appunto è insieme a Dental, Jane Foster e il Distruttore, che tra l'altro è senza un braccio perché l'ha perso nella battaglia col Mangog, vengono subito interrotti dal Bifrost nero che si apre, ed altri elfi oscuri intervengono. E quindi ora vediamo una carrellata di tutto quello che sta succedendo un po' nel mondo, con la voce narrante che ci dice: Thor è perduto, Odino si aggrappa alla vita, i grandi dei sono caduti, non possono salvarci, Murdoch lo sa. Noi mortali dobbiamo salvarci da soli, o unirci agli dei nell'oblio. Nel cuore degli Avengers, Tony Stark e Shuri fanno la loro parte e collaborano con i nani che forgiarono il martello di Thor per costruire una nuova arma per la guerra. Intanto, Pantera Nera prepara la difesa celestiali del monte, poiché la guerra è giunta alla sommità del mondo. All'altro capo del mondo, gli agenti di Pantera Nera lavorano per ripristinare le reti di comunicazione mondiale. Continenti del mondo stanno diventando campi di battaglia. L'Europa è sopraffatta dagli Elfi Oscuri, mentre i Goblin di Fuoco della Regina delle Braci diffondono le proprie fiamme in Asia. Persino il regno sottomarino di Atlantide non è stato risparmiato. Ulik, il re dei troll, si è dichiarato sovrano dell'Australia. Amora, l'incantatrice, sta guidando il suo esercito di non morti attraverso il Sud America. In Wakanda, gli angeli di Heaven combattono contro le Dora Milaje per il fato di tutta l'Africa. Intanto, a Manhattan, dove l'invasione ha avuto inizio, dove le Valchirie sono cadute, le forze di Malekith vengono tenute a bada dagli ultimi difensori di New York. E vediamo appunto che anche i Fantastici 4 fanno il loro ingresso nell'evento, un po' in ritardo, se volete, questa difesa di New York da parte dei Fantastici 4, ma ci sono anche loro. Anche in un giorno in cui numerosi dei sono caduti, la terra dimostra di aver generato divinità tutte sue, possano vivere per vedere l'alba. Tornando a Londra, abbiamo un interessante scontro tra Venom e Malekith. Venom dice: e così sei uno dei più grandi nemici di Thor, non sei niente di speciale. Il biondo sta perdendo il suo smalto, lanciando letteralmente Malekith dentro un bus. Malekith dice, infiammando la spada d'ebano: oh, perdonami, la battaglia è cominciata, ero occupato a chiacchierare con il tuo simbionte. Racconta una storia affascinante sul tuo dio Knull e la sua necrospada. Di recente anche io sono entrato in possesso di una spada. E anche se sei il più grande stregone di tutti i regni, non si hanno mai troppe armi. E colpisce, trafigge Venom con questa spada, e di colpo sia Venom che praticamente si dissolve e Malekith spariscono, e solo la spada rimane conficcata per
per terra. Continua la guerra anche nel Bifrost. Il Bifrost asgardiano, Heimdall e tutti gli altri stanno combattendo, ma gli Elfi Oscuri sono troppi e Daredevil semplicemente sta impazzendo perché vede tutto, letteralmente onnisciente praticamente, e gli sta scoppiando la testa, non capisce più niente. E in tutto questo casino un elfo oscuro passa con una bomba in mano e nuovamente il ponte arcobaleno viene distrutto. E questo ha conseguenze immediate nel gruppo di Freya e gli altri che sono davanti al Bifrost nero pronti a distruggerlo, ma Freya percepisce subito che il Bifrost asgardiano è andato distrutto e quindi significa che l'unico modo per spostarsi agevolmente tra i regni è appunto il Bifrost nero, quindi devono immediatamente adattarsi, cambiare il piano e dal distruggere il Bifrost nero devono difenderlo da appunto devono mantenerlo e conquistarlo. E ovviamente sono fronteggiati da altre orde di elfi oscuri. Torniamo a Jotunheim però. Il gruppo di Cap è stato aggredito da dei giganti del gelo e i loro cavalli sono morti. Sentono delle grida e si avvicinano in mezzo alla bufera glaciale. Cap dice: ora anche io sento le grida, ci stiamo avvicinando. Thor deve essere da qualche parte tra quelle montagne. Iron Fist dice: non credo siano montagne, Steve. E vediamo letteralmente in mezzo a fulmini una pila innumerevole di cadaveri di giganti. Spider-Man dice: lo vedo laggiù, Thor, siamo qui per... Thor non risponde. Thor è completamente, totalmente in berserk, come dice Logan Wolverine, impazzito nella furia omicida di tutto questo tempo in cui ha massacrato giganti per veramente ormai innumerevoli ore, immagino. Thor impazzito in questa scena fighissima, circondato da fulmini, completamente sanguinante, ha perso anche il suo braccio metallico, il martello distrutto, dicendo: altri giganti, Rodino, mandate altri giganti, mandateli tutti! E finisce così il numero 2 della Guerra dei Regni, che in realtà, come abbiamo detto, sono sia il numero 2 che 3. Facciamo le nostre riflessioni, dato che c'è successo un sacco di roba, e discutiamone. Allora, prima di tutto direi che l'evento, perlomeno per me, si sta rivelando veramente, veramente epico e divertente. Questo perché l'azione è veramente intensa, c'è moltissima azione, la narrativa è molto veloce, non ci sono molti tempi morti, c'è costantemente qualcosa che sta succedendo da qualche parte, i personaggi coinvolti sono tanti e proprio la grandezza dell'invasione di Malekith e del suo esercito rende proprio bene l'idea di quanto globale sia questa guerra. Quindi mi sta piacendo veramente tanto questo evento e tra l'altro sono veramente curioso di vedere come vada a finire, dato che per ora comunque Malekith sta vincendo praticamente su tutta la linea e non c'è proprio ancora ben chiaro come gli eroi possano sopraffarlo in questo momento. Ora, in questi due numeri abbiamo visto molti personaggi coinvolti. Qui nell'ultimo numero li abbiamo appunto visti anche divisi in team diversi, team molto anche improbabili ovviamente con i personaggi coinvolti, ad esempio vedere Freya con She-Hulk, Ghost Rider, Blade, Punisher, molto particolari ma molto interessanti. Questo perché le interazioni tra i personaggi secondo me sono veramente veramente azzeccate. Spesso capita che quando si hanno dei team up molto particolari con personaggi che veramente non hanno poco o niente in comune, difficilmente si ha una relazione credibile tra i personaggi, ma in questo caso devo dire che non mi dà questa sensazione. Credo che i personaggi siano ben scritti, ben interpretati, e quindi sembra veramente organica la maniera in cui discutono tra loro di cosa fare, cosa non fare, nonostante siano personaggi completamente diversi. E le vicende dei vari team di Avengers, come ad esempio quello di Cap, quello a Londra,
sono racchiuse in questo volume, Avengers Strike Force, che è un tie-in, è un volume che racchiude vari tie-in appunto dell'evento. E devo dire che può darsi che ne faccia anche un video a riguardo, perché ci sono cose importanti anche per quanto riguarda l'evento, e soprattutto in questo volumetto di tie-in si va più nello specifico appunto tra le interazioni di questi personaggi, a differenza dell'evento che è più globale ovviamente. Si ha più spazio per andare appunto a vedere queste relazioni tra questi personaggi improbabili. E devo dire che ci sono delle cose veramente veramente interessanti, quindi questo è un grande pregio dell'evento fino ad ora. Inoltre, oltre ad essere veramente pieno di azione, quindi questo lo rende molto molto divertente e anche molto epico. La scena ad esempio di Odino che cavalca con le Valchirie, che scende giù dal cielo per andare contro i giganti del gelo, è fantastica. La scena di Valchiria Brunilde che rimane da sola contro Malekith e fa una fine veramente d'effetto, è tragica e molto epica. Così come anche ad esempio la scena finale di Thor completamente impazzito, sanguinante, ferito, che continua a massacrare, fa un genocidio di giganti del gelo da solo in mezzo alla neve, è veramente epico. Voglio anche spendere due parole per il ruolo di Freya, Jane Foster, Cap e Daredevil. Freya ha veramente un ruolo da leader primario, giustamente anche in tutta questa vicenda, prendendo un po' il posto, diciamo, di quello che solitamente fa Cap in questi eventi, giusto? Di solito è un po' Cap il leader che decide cosa fare, dove andare, un po' per tutti quanti, ma in questo caso è Freya, giustamente. E Freya è un personaggio veramente figo, a mio parere, non solo qui ma anche nella testata di Thor, è stato un personaggio interessante, e qui ancora una volta si dimostra un personaggio veramente carismatico, anche se c'è da dire che ci sono alcune scelte un po' contraddittorie, perché nel numero, sempre in questo numero, ma nel capitolo 2, diciamo, Freya dice che vuole andare a tutti i costi a salvare, anche da sola se necessario, andare a salvare Thor, suo figlio, a Jotunheim. Esattamente nel numero dopo invece fa l'esatto opposto, andando a Svartalfheim a distruggere il portale oscuro con Blade. Quindi si contraddice anche un po', però in generale un personaggio interessante. Un'altra cosa un po' contraddittoria è il fatto che Freya nomini nella sua, diciamo, in questa sua assenza Jane madre di tutti, che penso sia una cosa assolutamente temporanea. Una decisione però importante, considerando che gente come Lady Sif o Balder anche loro erano diciamo presenti. Ovvio che Jane Foster è un personaggio rilevante, che ha avuto una grande rilevanza appunto perché è stata Thor, è tuttora comunque un personaggio rilevante nelle storie di Aaron, quindi in questa maniera fa rimanere Jane Foster, diciamo, un po' al comando di tutto quello che succede, anche se ovviamente è una scelta un po' discutibile. E allo stesso tempo invece Cap torna a fare un po' il ruolo del soldato. Questo è figo perché nella interazione che abbiamo avuto tra Freya e Cap, Cap non dubita neanche un secondo di quello che Freya di ciò che Freya vuol fare, mentre Freya dà la ascia di Thor a Cap e spiega quello che vuole fare, Cap semplicemente risponde con "sì signora" immediatamente. Quindi Cap torna a essere il diligente dato e ad ascoltare gli ordini di Freya. Questa è una cosa molto figa, queste sono le piccole interazioni che danno veramente tanto spessore, secondo me, ai personaggi. E invece Daredevil ha un ruolo anch'esso sorprendente, perché si ritrova ad avere i poteri incredibili di Heimdall. Però se ci pensate è una scelta
molto interessante e anche abbastanza azzeccata, perché Heimdall in questo momento è cieco, Daredevil è cieco, Daredevil è colui che ha i sensi miracolosi, i sensi super sviluppati, chi meglio di lui potrebbe prendere il potere, diciamo, di onniscienza, di vedere tutto, di sentire, percepire tutto di Heimdall. E quindi Daredevil si ritrova a essere il cosiddetto Dio senza paura, questo è il nomignolo che gli hanno dato, ed avere un ruolo comunque molto, molto importante, ed è una scelta, diciamo, sorprendente, ma che comunque è veramente figa, a mio parere. Quindi sì, questo è tutto per questo episodio di Repilogo e Recensione. Ditemi cosa ne pensate voi nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi upload. È bella, noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!